Buongiorno ragazzi, sole da paura, tracciato per adesso ancora buono, sto costeggiando il confine Umbria-Toscana, direzione Castiglion del Lago, dove poi mi fermerò lì stanotte. Eccoci qua, oggi dorso nudo, che caldo ragazzi, tanto caldo. Adesso ancora un'altra ora girerò, poi un breve sosta per il pranzo. Il posto qua meraviglioso. 2/3 si riparte, A dopo. Chilometri e mezzo / 8 di salita, massacranti, però poi dopo la salita ripaga sempre ragazzi, che qua c'è un panorama, sono al lago Trasimeno, posto dir poco fantastico, che appena posso vi farò vedere. Che dire ragazzi, ne è valsa la pena. Lago Trasimeno, spettacolo pazzesco. Fantastico, top. Thank you.
Buongiorno. Stanotte si è dormito qui. Faccio vedere il posto. Ah, magnifico. Incontaminato nella natura. Ai bordi di un fiume. Che era un fiume. Che posto, guardate che posto, eh? Fantastico. Super. Buongiorno. Tra poco si parte. Oggi direzione zona laghi. Mamma mia. Ragazzi, la Val d'Orcia, tanta roba, tanta roba. Tanta roba. Una cinta, hanno lasciato una cinta. Di chi è questa cinta? Ecco dove è finito il coltello. Dove è finita la cinta? E passa un po' sozzo qua, però non capisco perché non buttano la roba. No. Sigarette dappertutto. Porci proprio. Quanto non sappiamo rispettare la natura. È incredibile. È veramente incredibile. Quanto l'uomo non sa rispettare la natura. È veramente incredibile, ragazzi. Stamattina, colazione da signori. Ma che goduria. Posto figo. Che posto figo, eh.
poi mentre sei per strada fai questi incontri. Uno spettacolo della natura. Più che della natura, dell'umanità. Yuhu! 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 Zbam. Bello dei viaggi in bicicletta, ragazzi, è anche questo, perché dopo tanta fatica, tante salite, tante discese, tante pianure, finalmente si può godere di questa meraviglia che abbiamo intorno a noi.